È partita anche in Toscana la gara di solidarietà nei confronti del popolo turco-siriano colpito da uno dei terremoti più forti della storia recente. Al banco alimentare di Massa e Cozzile in provincia di Pistoia è in corso la raccolta di generi di prima necessità e alimenti a lunga conservazione destinati ai territori colpiti dal sisma. Dalla Toscana i pacchi con i generi di conforto fanno tappa al consolato turco di Monza in Lombardia. Da lì vengono imbarcate in aereo verso le aree messe in ginocchio dal terremoto. La nostra organizzazione nazionale supporta questi aiuti verso la Turchia e la Siria. E siamo attualmente a Milano Brianza in accordo col consolato turco, stiamo scaricando i generi, 27 quintali di generi alimentari. Chiunque vuole ci può dare una mano portando qualsiasi tipo di materiale a generi alimentari, lunga conservazione al centro alimentare solidale. A Massa e Cozzile, via Giuseppe Mazzini, numero 26. I materiali da raccogliere sono prodotti a lunga conservazione, legumi, latte in polvere, latte per bambini, pannolini, assorbenti, vestiario pesante, scarpe invernali, guanti, sacchi a pelo, termos. Oltre alla solidarietà di privati cittadini, anche le aziende partecipano alla staffetta. Sono arrivati in dono latte ad alta conservazione, furgoni a noleggio gratuito e pannolini per bambini. Come nell'emergenza in Ucraina, anche stavolta la Toscana non si sta girando dall'altra parte, sta rispondendo presente alla richiesta di aiuto.